Un nuovo libro che vorrei consigliare oggi, data per la nostra rubrica Io resto a casa, data là, il prolungamento di questa quarantena forzata, è Terrorismi di Guido Limpio, edito dalla nave di Teseo. E, secondo me è uno dei libri che si occupa ad ampio spettro della materia terrorismo più interessanti degli ultimi anni, più interessanti per diversi aspetti. Prima di tutto, per il profilo stesso dell'autore. Guido Limpio è un giornalista di lunga data, si è occupato a lungo appunto di inchieste anche relative all'argomento terroristico e per questo il libro ha un carattere fortemente divulgativo, nonostante la corposità del libro si legge in maniera molto scorrevole, ha i tempi di una vera e propria inchiesta giornalistica. Inoltre si concentra molto sull'aspetto pratico del terrorismo, sulle modalità operative, sugli identikit degli attentatori, sulle loro biografie. E rispetto quindi ad altri libri che si occupano di terrorismo, magari più di estrazione jihadista, viene sacrificata quella parte teorica e dottrinale che invece, secondo me, ingolfa parecchio alcuni libri che trattano il terrorismo jihadista. Questo è un libro appunto Terrorismi, è un libro che si occupa non solo di terrorismo religioso, ma di diverse tipologie di terrorismi. E un ultimo aspetto che vorrei citare, che secondo me ne dà un carattere estremamente originale ed interessante al volume, al saggio, è una sovrapposizione sicuramente audace, ma certamente originale, che l'autore fa tra le modalità operative e gli identikit degli ultimi attentatori sul suolo europeo-americano e le modalità operative, gli identikit dei mass shooter americani, cioè chi ha condotto azioni con arma da fuoco in luoghi pubblici pieni di persone, e anche con alcuni cartelli della droga del Centro America e del Sud America. Guido Limpio ne sovrappone alcune modalità operative, ne sovrappone alcuni identikit, cause scatenanti che hanno portato all'azione, ne dà quindi questo contribuisce a conferire al libro un aspetto molto originale e per questo ve lo consiglio caldamente.